Ingegner Perego, come si sta ponendo la sua azienda rispetto al cambiamento che sta portando il BIM al mondo delle costruzioni? La nostra azienda lavora per la diffusione del BIM in Italia da più di 10 anni. Nel 2008 abbiamo presentato un progetto di nome Innovance alla Comunità Europea per la digitalizzazione della filiera delle costruzioni. Il progetto è stato poi realizzato insieme col Politecnico di Milano, con ANCE e una serie di altri partner dal 2011 al 2014. Quando è finito ci hanno chiesto di entrare nella commissione UNI per la prima normativa italiana sul BIM a ottobre 2014. Ci stiamo lavorando ancora oggi, la norma è già uscita nel frattempo, prima normativa europea nazionale. Già uscita sul tema del BIM, si chiama UNI 11337/2017 e ci stiamo ancora lavorando agli ultimi sviluppi. Nel frattempo abbiamo fatto con ICMQ un accordo, abbiamo scritto il primo regolamento per la certificazione dei BIM manager, BIM specialist e BIM coordinator in Italia, e quindi sono usciti dai nostri uffici tutti i primi BIM manager certificati italiani. Stiamo tuttora lavorando su tutti questi fronti, diciamo che comunque la nostra attività principale è e rimane l'introduzione del BIM nelle aziende dei nostri clienti. Ormai abbiamo raggiunto forse il centinaio di aziende, molte delle quali sono anche presenti in questi giorni qui a Digital BIM. Questo ovviamente è una grande fonte di soddisfazione e anche uno stimolo a continuare questa attività. Quanto è utile che ci sia un evento periodico come Digital BIM per avviare un confronto e delle riflessioni sullo stato di digitalizzazione delle costruzioni con il mondo delle professioni, delle imprese e delle committenze? I presupposti mi sembrano molto buoni, cioè il taglio che è stato dato di una fiera di scopo, cioè la diffusione della digitalizzazione del BIM, e quindi che permette di riconoscersi in questa fiera tutta la filiera, secondo me è molto chiaro e di attualità. La prima cosa che è necessaria in questa situazione è fare tanta comunicazione. Da tanta comunicazione nasce sicuramente buona informazione, e dalla informazione che riusciamo a dare nasce la consapevolezza della formazione che bisognerà poi fornire ai vari attori della filiera, in particolare alla pubblica amministrazione, perché questo obiettivo della diffusione del BIM diventi una realtà operativa. Di questa cosa si parlerà poi in particolare nel convegno di domani pomeriggio che chiuderà questa attività. Quindi diciamo i presupposti ci sono tutti e ci aspettiamo che i risultati siano in linea con le previsioni.